tecnica, precisione, istinto, rigore, equilibrio, fantasia, tante le particolarità che i quadri di Sergio Ceccotti riescono ad evocare, l'artista romano classe 1935 propone a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, una selezione di dipinti realizzati negli ultimi 60 anni, disposti sulle pareti dello Spazio Fontana, piccola sala circolare situata all'interno del Museo Capitolino. I 40 lavori selezionati finiscono per rappresentare e fotografare la carriera del pittore a lungo attivo anche a Parigi, dal 1958 al 2018, un arco temporale notevole nel corso del quale Ceccotti ha impresso sul foglio tutto il proprio immaginario, costellato da fonti diverse, spesso legate ad ambienti e zone frequentate nella vita di tutti i giorni oppure scaturite da passioni innate. Io non riesco a dipingere ciò che non ho visto. E i miei quadri sono frutto di un'esperienza, di vita e di visione, e quindi questo è: se io abitassi a Città del Capo farò dei paesaggi di Città del Capo. Il neocubismo e l'impressionismo, così come il cinema, il fumetto, la letteratura e la fotografia, hanno gradualmente influenzato il modo di dipingere di un autore capace di confezionare lavori pieni di atmosfere intriganti, personaggi, elementi e paesaggi. Opere sontuose, in cui non manca la componente sperimentale, scandiscono un percorso interessante tracciato per rileggere con efficacia la parabola artistica di un autore mai statico come Ceccotti.